Il libro consiglio di oggi è Amanti e regine, il potere delle donne, scritto dalla docente di letteratura francese Benedetta Craveri. Amanti e regine è un saggio di storia, però è scritto con la prosa fruibile e accattivante di un romanzo, quindi adatto a tutti, anche a quelli che non hanno dimestichezza con materie storiche. Infatti, le vicende della storia francese che precedono la rivoluzione sono raccontate attraverso le storie private delle mogli e degli amanti, delle donne che hanno contribuito direttamente o nell'ombra a delineare questa storia. Partendo da Caterina de' Medici fino ad arrivare a Maria Antonietta, il libro ci delinea la storia e il declino della monarchia francese e ci mostra quanto centrale sia stato il ruolo delle donne nella successione degli eventi. La lettura ci fornisce anche un quadro di quali erano i rapporti tra le coppie dei sovrani. I matrimoni nascevano per ragioni di potere, di alleanze, di convenienze, per cui l'amore era prevalentemente escluso tra le regine e i re. Dovendo quindi soggiacere alle esigenze dinastiche, i re di Francia donavano il loro affetto ad altre donne, che assunsero il ruolo di favorite. Alcune favorite furono ingenue fanciulle, sinceramente innamorate del re. Altre si rivelarono ambiziose arrampicatrici sociali che hanno fatto grande, talora scandalosamente, la monarchia francese. Per secoli è stato predicato che affidare a una donna una qualsivoglia responsabilità di governo fosse, cito testualmente, cosa ripugnante alla natura, contumelia a Dio, sovvertimento del retto ordine e di ogni principio di giustizia. Eppure, soprattutto in certi luoghi e tempi della storia, in particolar modo nella Francia di antico regime, quel potere le donne se lo sono arrogato, vanificando di fatto le leggi e le consuetudini che glielo negavano. Prima fra tutte Caterina dei Medici, che per ben 30 anni riesce a mantenere intatta l'autorità reale. Ma accanto alle regine, spesso contemporaneamente e in antagonismo con loro, altre donne, le cosiddette regine di cuori, hanno avuto sugli equilibri politici interni ed esterni alla monarchia francese una formidabile, per quanto discreta, influenza. Sono le potentissime amanti reali, le quali, per inserirsi negli ingranaggi del potere maschile senza esserne stritolate, dovettero imparare a giocare d'astuzia, a crearsi alleanze, a distribuire favori, a corrompere, a punire e ad uscire di scena al momento giusto. Di alcune di queste donne, amanti o regine appunto, da Anna d'Austria a Maria Antonietta, da Gabrielle d'Estrée a Madame du Barry, che della loro presunta debolezza hanno fatto uno strumento di dominio, ci racconta la storia Benedetta Craveri, in un'opera che a un solido sapere unisce una rara capacità di narrare.